Beh, la raga, c'è tutti la comandone veneziana, ho fatto delle prove con gli audio, quindi per quello non ho fatto la presentazione della partita e tutto. Spero che adesso sia tutto a posto, speriamo bene, andiamo. Fiori, Di bisogna grande darsi una calcio, svegliata campionato però, d'avete eh. live su questi schermi, è tutto pronto, si attende Como solo Venezia, il voglio segnale 3 punti, i dell'arbitro. primi 3 Un punti saluto da Piero Gibardo in e Daniele Dani, Championship. pronti per l'emozione di questa sfida. Gara valevole per il campionato di Serie B. Gara che vede di fronte due squadre che giocano un calcio particolarmente offensivo. Partenza in chiaroscuro per il Venezia in campionato. Sulla Lo carta so, lui avrebbero va dovuto lassù. trovarsi a punteggio pieno, la classifica invece fotografa uno scenario ben diverso. Non possono permettersi altri passaggi Lo so, vuoti, Venezia è tra le altrimenti candidate si alla fa promozione davvero per dura, questa eh. squadra. Ciao. Dai che Piccola sballino rimbella anche loro, grafica vai. da vedere l'undici iniziale del Como. Vai, A svedesone. metri per correre. Buono, ma nessuno in Cross mezzo. verso il centro. Ma dai. Ospiti che si Nessuno. schierano in campo dal primo minuto con questi 11. Ci sono Vara, aggiornamenti sul match vara, vara, vara. del Parma, andiamo a sentire in diretta. Prima rete della partita per il Parma. Si sblocca dunque. È tutto solo. Aia. Occasione già nei primi minuti. Hanno messo Mamma subito mia. chiaro le cose, via, sono qui per vincerla. Palla piena. C'è andata di lusso. Chiedo scusa per l'interruzione precedente. È arrivato dunque il gol del Parma. Prima rete del match che fissa momentaneamente il punteggio sull'1-0. Mi fa piacere. Ragazzi, guarda come giocano questi. Buttala via. Bravo. Ok. Vai Almqvist. Ma i fiori miei non attaccano però, eh. Riconquistano bene il pallone qui. Vorrei fare un tiro, grazie. Passaggio Buono. calibrato male, ci sarà la rimessa con le mani. Come impreciso, ma sicuramente meglio di noi per adesso. Vai Samardic. Siamo stramarcati sempre. Vai Pierino. Bravo Pierino. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Cutrone. Buona. Dai, cazzo, col Como però. Niente. Prosegue spedito ancora. Azione che viene interrotta, buon recupero. Buono. Inserimento Pizzone interessante. Samardic. Tira! E 1 a 0, vaffanculo. il gol che apre le marcature. 1-0, Samardic, Ed ecco 1-0. dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1 a 0. E godo. Cutrone. Finisce il Basta primo così, tempo, dice l'arbitro. 1-0, va bene, va Vende gli bene. spogliatoi. Siamo anche con tanti Primo giocatori pallone della nazionale ripresa. comunque, questa proprio non la capisco. No, io, se no. Avanza la caccia di spazi. Occio. Bravo, Iaialo, Pericolo bravo, Iaia. scappato per il momento, ottimo lavoro difensivo. Vai Pavlidis. Avanza Un bel numero qua dello inarrestabile. svedesone. Colpani, Colpani la riprende. Indietro verso il compagno. Palla che sbatte ancora, Non resta ci lì. credo. Portiere chiamato in causa qui. Occhio. Questo è un brutto contropiede. Prova a sorprendere la difesa con un lancio profondo. Non ci credo. Ed eccolo, il gol del pareggio. Ma che gol di Siamo di merda nuovo in ho parità, preso. grazie al gol dell'1-1. Sprechiamo e il Como punisce. Ecco, nei dribbling facciamo cagare.
anch'io. Possono passare. Buono, mamma mia, che rischio però. Passaggio intercettato. No, Pavlidis è l'unico in attacco oggi. Mettiamo Cerise, Tesman e Busio. E anche in difesa io direi Giorgione Altare. Tante riserve abbiamo oggi. Provano a creare gli spazi. Azione che sfuma e Miraxa smettato. Ma è che giocatore nazionale, non credetemi perché. C'erano diversi club sulle sue tracce, uno però è stato particolarmente bravo a battere sul tempo la concorrenza. Gerard Moreno si è trasferito all'Aston Villa. Il suo arrivo è stato accolto favorevolmente dai tifosi. E io li capisco, Pierre, questo è un giocatore dalle grandi qualità tecniche. Non che sbaglia, non che sbaglia. Metterlo nelle condizioni di rendere al meglio. 74esimo. Attenzione Samardic. Contrasto efficace in area e pallone recuperato. C'è la possibilità della ripartenza. Contropiede. Palla dentro. Meno male. L'azione frena una possibilità pericolosa. Merda, merda. Vogliono cambiare la storia della partita in questo finale. Perché anche loro sbagliano. Non ti cambiano, li facciamo. Buono, vai Pavlidis. Il Pav. Punta la porta, non lo chiude nessuno. Altro pareggio, mamma. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Cutrone. L'arbitro applica il vantaggio e lascia giocare. Attenzione, ragazzi, questa è brutta. Palla interessante. Non può sbagliare. Senza problemi qui il portiere. Ha monito Pirillo. Che disastro. Rischiato molto Pierre, non fare attenzione. Altro pareggio, Venezia in grossissima difficoltà. Hanno messo pressione agli avversari, hanno recuperato il pallone. Occhio a Baselli. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Mamma mia. Colpisce la traversa. Ci va anche bene il pareggio, raga, incredibilmente. Finisce qui. Che disastro, Beppe. Serviva una vittoria prima che ha monopolizzato l'attenzione di media. Vai raga, al penso che questa sommiamo neanche questa. Rischiamo grosso pochi minuti per il calcio d'inizio, noi siamo pronti e anche emozionati qui in cabina di commento. Dai Vanoni, è davvero un gran match, preparatevi, si parte. Due punti, tre partite, one disaster. Sentire i nipoti, c'è il clima partita, atmosfera che si sta vai, Venezia-Pisa. Ancora un attimo di pazienza e ora si deve vincere. Bentornati sulla frequenza di EA Sports da parte mia e saluto subito l'area Dani con cui condividerò il commento del match. Riflettori puntati sulla serie BKT, partita che promette grandi emozioni. Un saluto ai nostri amici a casa che ci stanno seguendo. Solo una cosa però ragazzi, può metterla da lì. Mamma mia, grazie, ma non possiamo già rischiare così. Ecco, vai Charlie, c'è molti cambi ho fatto. Vai Poyan. Protegge palla col corpo. Questo è lo schieramento di partenza del Pisa. Marin. Possono far male da lì. Occhio. Può essere il gol del vantaggio. Stava per sbloccarla con questa occasione. Mamma mia, si è ingraziato due volte però sveglia, cacchio, in difesa facciamo pietà. Vai Busito, vai Poyan, non ci credo. Attento il portiere che aspetta il pericolo. La tiene. Attenzione poi Ampalo. Bravo il miracolo su poi Ampalo, dai che ci siamo. Poi Ampalo comunque c'è, cazzo. Cerise non perdere, bravo Colpani. Colpani. Occhio nel mezzo. Maschirotto. Busio. Cerise. Smetta il pericolo.
Masucci. Masucci. Dai, Calulu sei più veloce, però non sono motivati dalla B, ho fatto il passo più lungo della gamba. Si guarda intorno a caccia di un passaggio buono. Ma quando fanno così mi nervosiscono. Occhio al pallone interessante. C'è il tiro. Ma dai, sul suo palo subito, no. Niente raga, qua ho idea che sarà un esonero importante. Vai Calulu, vai Pierino. Ha il pallone del pareggio. Gol, vaffanculo col Pani, subito pareggio. Vai Col, vai Col. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Grande assist. D'Alessandro. Supera di netto. Caluletto, boccia però subito. Niente. C'è la respinta ma non è finita. Nessun bravo problema Lorone, qui per il dai. Che blocca. È andato sicuro, non poteva lasciarselo. Finisce primo tempo. Si chiude così dunque la prima metà di gara. Ma ne porteremo a casa una vittoria, forse dura delle 3.000. Con cui si sono chiusi per i 45, gran equilibrio fin qui in campo. Aumenta la pressione, non si accontentano del pari. Occhio. Buona protezione del pallone. Conclusione respinta, pallone ancora lì. Fuori gioco. Turi. Conclusione dai. Ribattuto dal palo. Che cacchio. Si andiamo a vincere per piacere. Busietto. Uno dei nostri mai su questo cross. Difesa scoperta, spazio per andare. Ma guarda che buco, guarda che buco. L'avversario è piazzata male qui. La passa indietro. Mamma mia, mamma. Si mola su questo tiro. Si ripartirà dunque con un che sofferenze, sempre uno. Palla verso il centro dell'area. La respinta del portiere, palla ancora in gioco. Ma cosa ha preso io? No? Ma sto sì, ma sta, cioè, ma ragazzi, ma non è umano sto livello. Cioè, questi fanno cose da Barcellona, Real Madrid e chiunque fa laccio brutto anche. Brutto, vediamo cosa decide l'arbitro. Poi a palo, bravo. Punta la porta, non lo chiude nessuno. Vai Busietto. Lo recupera Calulu. Si appoggia dietro. Col pari. Può segnare da lì. Non ci ha credo. Tutto la... Non ci credo. Era gol. Pazzesco. A pochi passi. Ha optato per la potenza. La palla non è uscita di molto, ma poteva fare meglio. Vai, cambi. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Questo era gol però, Desmond. Vai Jonsen. Guadagnano terreno, occhio. Pavlidis. Palla recuperata nei 16 metri, grande azione difensiva. Marin. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Adesso segneranno Calabresi. Ture. Guarda. Ture. Se la cava qui. Cioè, di momenti che i giocatori sembrano non andare dal giocatore, dall'attaccante avversario, ma perché? Interviene Spazza. Marin.
potevano portarsi in vantaggio, ma non avevano fatto i conti con il Allora, si fa neanche giocare due giorni nella mia vita, e non poteva scegliere il momento migliore. Uscita sicura del portiere, che la fa sua. Stanno impossibile giocare. Attenzione, qua se ne va lo svedese, nel cazzo, sono stanchissimi, dai, dai, calma. Sul cronometro manca poco da giocare. Attenzione perché questa può essere silenzio, Colpani la mette, doppietta di Colpani. Pazzesco, hanno trovato il vantaggio a poco dal novantesimo. Gara che non finisce di stupirci. Non ci credo. Vieri, ha tirato fuori dal cilindro un gol che potrebbe dar loro la vittoria quando nessuno ormai ci credeva più. Il penso esplode. Ancora due minuti da giocare. Il tempo non è molto. Voglio no, Fiori, no, adesso. Pietro Beruato. Fischia. Beruato. Perché non fischia il cane. Intervento decisivo questo. Yes. Fischia l'arbitro, gara che finisce. E arrivano i primi tre punti pesantissimi, pesantissimi. Finalmente, cazzo. Sono presi i tre punti quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il pari. Grande Colpani, doppiettona. E gol. Tifosi caldissimi, però vai raga contro il Bari per continuare dopo la bella vittoria di Colpani. Amici sportivi appassionati di calcio, un saluto da Piero Gipardo e da Lelia Dani. Riflettori puntati sulla serie BKT. Vai. Sarà una gara davvero tutta da seguire, Lele. Il calcio è la nostra passione, il calcio è della gente, di tutte le milioni di persone sparse nel mondo. Permettimi di rivolgere loro un saluto. Bravo, vai, e un ideale abbraccio. Vai Pavlidis, vai Vangelis, Vangelis, entra in area Vangelis, cosa f... Questa è la formazione con cui parte oggi il Bari. Faccio... Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E adesso subito. E c'è il gol, attenzione, non è ancora finita. Al primo tiro sempre così. Vai Vangeli, la spazza via, la recupera anche. Passaggio intercettato. Bravo Jonsen, vai col. Si fa largo della tre quarti avversari. Bravo Jonsen. Pallone molto pericoloso. Dalla. Palla gol importante. L'ha messa fuori. Ma cosa ha sbagliato? Poteva essere il pallone del pareggio, ha letteralmente graziato il portiere qui. E subito siamo in difficoltà. Bell'uomo. Perché altro prendo troppi gol. Cioè. Nuovo possesso per loro. Benali. Troppo facilmente entrano, raga. C'è profumo di gol nell'aria. C'è profumo di tiro deviato, palla che era destinata dello specchio. Vai Svedesone. Bello veloce questo. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo a caccia del pareggio. San Nicola è la bolgia. Jonsen. Svedesone. Va per la porta. Pericolo, palla in gioco. Loro segnano subito, io non segno mai. Riconquista una palla qui. Una palla guarda, 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 guarda. Può provare la botta e trova il gol. Non ho parole. Doppio vantaggio adesso. Non ho parole. Senza colpo fermo. Ma segue nella sua corsa. Dobbiamo rimangiarci tutto. Azione che sfuma. Possibilità per la ripartenza. Ci si vede che buchi adesso. C'è campo per andare. Non può fallire, attenzione. Buono il recupero tutti del pallone. Tutti passaggi sbagliati. Niente, anche questo. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Avanza palla al piede.
rompe la marcatura, cerca il traversone. Che amarezza, Fiori. Se la cavano. C'è il segnale di chiusura che decreta proprio un disastro. Squadra di nuovo in campo dopo l'intervallo, primo pallone della ripresa. Ma non indovino un passaggio, un dribbling, niente. Benali. Oh, un po' di squadra, non capisco sinceramente. Può andare a tiro. La parata. Se loro invece si trovano a meraviglia. Iniziativa che finisce. L'arbitro Marcello deve aver visto, si va avanti col vantaggio. Dai Calulu. Possono ripartire, attenzione. Ripartenza che svanisce. Dio Cristo. Bravo Cole, Jonsen, vai Pavlidis e vaffanculo grande Vangelis. 2-1, siamo ancora vivi, cazzo. Il punteggio adesso è di 2-1. Samardic, Calulu, vai Pierino. No, di là. Questi sono i passaggi che dopo mi costano i gol. Ma perché devono sbagliarli così? Ferma tutto, con questa palla sulla tranquilla. Occhio alle sovrapposizioni. Si libera dell'avversario. Guarda, ma adesso farò questa giocata qua. Basta, non la prendo. Pezzo e conta dei passaggi. Molto bravi qui, fanno correre a vuoto i difensori. Non è possibile che non sbagli un passaggio qui. Dai, ma che roba è? Palla dentro. Palla che finisce docile tra le braccia del portiere. Salvano il culo anche il portiere. E niente, per dire, niente, lo prendere gol, dai. Avrebbero preso gol. È impossibile giocare, però. Si salva qui il portiere. Impossibile giocare. Cross verso il centro dell'area. Ah, dai, arriva lui. Pallone, zona interessante. Mamma mia, io Noren come Buffon. E gli torna lui. Occhio al pallone interessante. Può segnare da lì. Che bello giocare così, bellissimo. Dice... bellissimo. Mamma mia, che disastro. Di no. Abbandona in campo e finisce qui la sua gara. Ma con pareggio. La mette in area. Portiere raccoglie il pallone senza problemi. Ma perché la dà di là? Vabbè, ma recuperano palla. Ragazzi, ma c'è qualcosa che non va. Attenzione, perché non è possibile. Non lo blocca mai. Qui, il portiere. Gara, bravo, che sta per concludersi, ancora pochi minuti per la speranza di rimontare. Ma perché non azzecca? Non so se avranno le energie fisiche nervose per tentare gli ultimi attacchi, perché la fatica inizia a farsi sentire e rischia di annebbiare le idee. Il perocchio qui è no, era gol. In calcio d'acqua. Era gol. Iaialo. C'è il taglio in mezzo. E Baschirotto. Recupera la palla, fa ripartire. Vorrei sbagliare, ragazzi, ma cercate di capirmi. Mancano 3 minuti alla fine della partita. E c'è un altro pallone. Provano a giocare. Bravo. Dai, Cherisev. Occhio alla conclusione. E vaffanculo. Vaffanculo. All'ultimo respiro. Davvero spettacolare, almeno per i tifosi neutrali. 2-2 a Bari, va bene. A Bari, va bene, facciamo anche un altro. E va sottolineata, la determinazione. Vai, raga. EA Sports. Qui è Piero Gifardo che vi parla con me. Sul Tirol, ultima per oggi. Per la serie BKT. Sfida che offre diversi motivi di interesse. Sfida di cui si è detto e scritto molto la vigilia. Si è parlato anche tanto turnover, ragazzi. Ora ci siamo. Bene, infrasettimanale, giocatori stanchi. Uno spettacolo all'altezza, questo è il mio augurio. Mi chiedono la linea perché è cambiato il punteggio nel match della Sampdoria. Sentiamo come. Prima rete del match per la Sampdoria. Si sblocca dunque il match. 1-0. Sono trascorsi appena 4 minuti. D'accordo, grazie. Che bello. Ecco l'11 titolare della formazione di casa.
Ecco lo schieramento di partenza del Südtirol. Vai Fiori, dai. Jonsen. Vai Fiori, dai che andiamo. Pallone arretrato. Mamma mia. Golazzo di Poyan Palo. E Poyan Palo. Dai che abbiamo il vantaggio. Che roba. Bravo. Ecco, questo è un pallone importante. Ecco. Se ne va in velocità, attenzione. Occhio. Non può sbagliare. Ha sprecato l'occasione per il pari. La palla sembrava già in rete, e invece è riuscito a sbagliare da posizione davvero invitante. Intanto un po' di culo anche a noi. Credo sugli altri campi, sentiamo lo studio. È stato fischiato un calcio di rigore per la formazione ospite. Hanno gettato al vento la chance dal dischetto. Deviazione beffarda della traversa. Palla che è rimbalzata al di qua della linea bianca. Non si sblocca il punteggio. Sempre 0-0 al minuto. Busio. Grazie. Traversa. Non ci credo. Traverso scena di Busio. In attacco ci siamo, ragazzi. È che non so difendere. Potevano prendersela contro la cattiva sorte per il palo colpito nell'occasione precedente che ha negato il doppio vantaggio. Il risultato resta apertissimo. Un po' di precisione qui, un po' di sfortuna. Fatto sta che il pallone non è entrato davvero per centimetri. Fuck off. La mette in mezzo. Chance interessante, la difesa cerca, ecco, di limitarlo qui. Il riflesso del portiere. Oh, ma loro non sono mai fuori gioco. Un intervento da campione questo. Batte lungo. Dai, ho un fallo, ovviamente non fischiato. Tentativo di traversone. Buttala via, bravo. Jonsen. Contrasto vincente. Niente, i contrasti degli avversari sono sempre perfetti sul pallone alla Franco Baresi. Ecco, questi i passaggi che vogliamo. Termina la propria corsa oltre la linea laterale. Ma Jonsen, bravo, Jonsen, finalmente una cosa buona, vai Izes. Non ci credo, che cazzo, mi ha preso il portiere. Conduco lo Chama, provano a chiuderla definitivamente, portando a due il margine. Ed è gol, e silenzio anche di testa. Jonsen di testa, non ci credo. Che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. L'arbitro ha concesso un solo minuto non di mi recupero. Sembra vero. Finisce qui il primo tempo. Non mi sembra vero. Comincia ora la seconda frazione di gioco. È molto impreciso oggi sul Tirol. Ecco. Occhio. Un bel clean sheet vorrei. Ecco. Prova a crearsi gli spazi. Suggerimento interessante nell'area avversaria. Bravi. Intervento provvidenziale del portiere. Legge bene la situazione di conquista palla. Molto bene. Vai, Charice. Poyan. Ha provato la botta dalla lunga distanza senza trovare la porta. Forse era meglio passarla, Pier, visto anche i risultati. Ma il suo ingresso in campo dalla panchina. A campo a disposizione. Guarda come gioca sta gente. Interviene bene sul cross. Bella questa azione, bellissima. Vai Charizard. Attenzione. Non e vaffanculo. Grande Jos. Jos è finito. Pavlidis.
al posto di Iaia lo mettiamo Colpani, a difesa c'è ovviamente, posto di Lella, vai. Finalmente una bella prestazione. L'arbitro lascia il vantaggio. Infatti se non parlo forte, ma è veramente tardi. Vale, vale sul tiro alle cotte. Sono cotti. Vai Pavlidis. Ha spazio. Può mettere Tesman. Ed è 4-0. 4 i gol di vantaggio. 4-0 e partita che sembra ormai in cassaforte. Finalmente un buon Venezia. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. A metri sulla fascia. Cerchiamo di non prendere gol. Indietro verso il compagno. Mamma. Il portiere non si lascia sorprendere. Palla messa in mezzo. Occio. Deviazione aerea. Ancora miracolo. Super riflesso del portiere. Palla di nuovo in calcio d'angolo. Bravo, la sicura del portiere che la fa sua. Sono molto sbilanciati loro adesso. Pallone che passa agli avversari. Buon lo spunto qui. Scivolata sul pallone. Roba nostra, roba nostra. Vale il contropiedone. Vale il contropiedone. Occhio alla ripartenza. Possono far male da lì. Evangelis 5-0 e silenzio. Il pallone da raccogliere in fondo al sacco. Oh, match a senso unico. 5-0, una lezione. Ogni tanto ci giocherà per altri 60 secondi. Prova a venire avanti. Battere a rete. Occhio, non prendiamolo. Tentativo respinto, ma non allontana. Io penso che ne farò un altro, perché farò un video lungo. Ecco il triplice fischio, vittoria. Sì, sono le giocare, per la formazione di carica. Successo largo, frutto dell'ottima prestazione di squadra. Vediamo anche un po', aggiorniamo in classifiche. Ai settimi, 9 punti. Sì, siamo tutti là, dai, siamo tutti là. A fare un piccolo filotto, se possibile. Salva partita. Molto bene, qua cazzo vogliono. Dai, a fare l'ultima. Contro la Reggiana. Ok, andiamo a te, no, te smanestà, no, Busio mettiamo. No, ma serve un mediano. Io non so, andiamo a fiducia. Ok. Pioggia, oh, finalmente pioggia. Invece vediamo com'è la pioggia. È uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, è un duello tutto da seguire fra due squadre che giocano un grande calcio. Pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match. Si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Terreno pesante. Non canale, seguite me e Lelia Dani e non ve ne pentirete. Serie B protagonista oggi. Si gioca in un clima ideale, non dovrebbero mancare le motivazioni per andare a caccia di un risultato positivo quest'oggi. Il calcio è la nostra passione, la nostra ragione di vita, Pier. Ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal vivo? Mamma mia, ho visto l'errore che ha campo pesantissimo, raga. Le scelte del tecnico e dei padroni di casa per questa sfida. Ecco
ecco l'11 titolare scelto dal tecnico della formazione ospite. Calma, troppo. Occhio al pressing. Dai, che la squadra c'è. Viene avanti, palla al piede. Poi, no, ma non è fuori. Era fuori gioco, ma chi se ne frega. Formazione di casa che vuole sicuramente migliorare il proprio score personale per quanto riguarda i gol. Il peggior attacco fin qui del torneo. La formazione di casa deve risolvere il prima possibile il rebus legato all'attacco. Troppo pochi segnati. Meno di tutti nella competizione. Come tu mi insegni, Pier, nel calcio se non segni non vinci, eh? Grazie. Provvidenziale quella del portiere. Che sembra un po' scarsa la Reggiana. Evita l'avversario. Interviene, no, ma dai. Sta diventando pericolosa questa. Occhio al suo movimento. Jonsen. Serve il compagno in area. Evita guai. Samardzic. Mamma mia, Eurogol di Samardzic. Dai che sto Venezia comincia a carburare. Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0. Non esiste la Reggiana. Palla gol importante. Samardzic. Sono già avanti di un gol. Roba nostra, roba nostra. Allungare con questo corner. Baschilotto. Calu. Recuperano bene nella tre quarti avversaria. La mette in mezzo. Iaialo. Merda. Con la pioggia cambia molto però i rimpalli, le robe, occhio, fiori. Il tocco verticale. Cercare il pari senza troppa fretta. Fioi non può sbagliare. Fischia l'arbitro. 1-0, ma stare attenti. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Si libera la grande. Vai Jonsen. Bravo Svedesone. No, dove va Samardzic? Ci sono aggiornamenti sul match del Parma. Andiamo a sentire in diretta. Seconda rete della partita per il Parma. Punteggio che ora è sul 2-0. Parma ragazzi, andare in diretto. D'accordo, grazie. Bravo Pojan. Jonsen. Ha spazio davanti a sé. Va al tiro. Non ci credo, cosa abbiamo preso. Occhio perché ci sarà un cambio. La calza in testa. Ed è ancora nostra. Samardzic. Come giochiamo adesso? Samardzic. Altro grande intervento. Capisce tutto, recupera un buon pallone da tre quarti. Siminski. Dai, con la pioggia giochiamo bene, però calma. No, merda. L'arbitro fa cenno di aver visto, si va avanti col vantaggio. Mette fine all'attacco e recupera il pallone. Ma Jonsen si invola. Dai, che forse l'attacco, anche i preparatori forse stanno migliorando. Dai, che li vedo belli veloci adesso. Ingresso in campo dalla panchina. Ha cercato la rete di testa, ma... Dai, turnover. Esce Jonsen.
Vai, è da far così. Abbiamo pochi uomini. È andata purtroppo male. Palla che termina fuori di un soffio. Si era inserito con i tempi giusti. Gli è mancato giusto quel tocco di precisione in più. Riconquista la palla gli avversari. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Merda. Bravo Kalulu, e la perde. Ottengono questo pallone. C'è spazio per andare. Non ci credo. Ottima lettura difensiva. Vai Pavlidis, bravo per Cheryshev. Cheryshev. Dai che con le squadre scarse siamo forti, dai. Ottima occasione. Bravissimo quel portiere. Sul tentativo da pochi passi. Ha salvato il risultato, Pier. Un altro gol avrebbe definitivamente i conti. C'è la sostituzione. Vai, 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 portiere alla spalla, incredibile. E con la pioggia siamo forti. Cigarini. Ancora due minuti da giocare. No, adesso. Hanno spazio per andare in contropiede. Merda, no. Deve andare verso la porta. Hanno trovato il pareggio a poco dalla fine. Incredibile. Finisce qui, dunque, con risultato di parità. Hanno preso gol a pochi istanti dallo scadere. Il calo di concentrazione. 2-0 fatto. Vado a pareggiare. Sto zitto che è meglio. Classifica, ottavo posto, 10 punti, ma siamo a meno 4 dalla... siamo tutti là. Mamma mia, raga, l'è dura, l'è dura, l'è dura. Raga, un saluto del commendatore veneziano. Ciao!